nuovi dati aggiornati di Sinipimab all'ASCO e all'ASMO di quest'anno sono davvero importanti. È stato individuato come una terapia di prima linea nel tumore squamocellulare cutaneo per i suoi dati di, non solo di molto impattanti di attività, quindi di percentuale di risposte e di durata di queste risposte, ma anche di attività sulla sopravvivenza. Infatti sono stati portati dati aggiornati a 24 mesi di follow-up per pazienti che ricordiamo essere nel nostro paese circa 5 o 600 all'anno nuovi casi che hanno questo tipo di neoplasia localmente avanzata o metastatica e per cui c'era fino a quest'anno, che è stato approvato appunto da AIFA, solo la chemioterapia che dava delle saltuarie risposte con una durata del trattamento, della durata della risposta di circa 6 mesi. E anche impiegando gli inibitori di GFR come cetuximab avevamo una mediana di PFS di 5 mesi. Quindi con gli anticorpi anti-PD1, appunto l'unico approvato, siamo riusciti ad ottenere molto di più, una altissima percentuale di risposte, intorno al 50%, un ottenimento delle risposte complete che proprio all'ASCO di quest'anno è stato visto avere una mediana di 11 mesi. Quindi mentre la media dei pazienti risponde in 2 mesi, in realtà l'informazione nuova è quella che possono continuare il trattamento in modo molto tranquillo, possiamo continuare la terapia tranquillamente nei pazienti che non ottengono subito una risposta perché possiamo osservare delle risposte anche a un anno dall'inizio della terapia. Ricordo che nell'Expanded Access di cui abbiamo potuto beneficiare nel nostro paese per un anno prima dell'approvazione sono stati arruolati e trattati più di 330 pazienti e la durata del trattamento era di 2 anni. Invece l'approvazione di AIFA è stata data per fino a tossicità intollerabile o a progressione di malattia, quindi potremmo anche usarlo in alcuni pazienti per più di 2 anni. Un altro dato importante è quello del miglioramento della qualità di vita. Dei dati così impattanti non si erano mai visti neanche nei tumori della testa e del collo. I pazienti già dai primi 3 mesi dall'inizio del trattamento hanno una riduzione importante del dolore, appunto, e un miglioramento della qualità di vita. Ricordo che il carcinoma squamoso cutaneo è un tumore che nasce e cresce nelle aree fotoesposte di soggetti anziani cronicamente esposti al sole e questo ovviamente crea una deturpazione dell'individuo e quindi un isolamento sociale, anche un isolamento all'interno della propria famiglia. La possibilità di avere questo tipo quindi di trattamento ha anche delle implicazioni importanti dal punto di vista della qualità di vita di soggetti anziani, perché ricordo che l'età media di insorgenza di questa neoplasia nella fase avanzata è di 70 anni. Quest'anno abbiamo deciso di inserire, proprio per questo motivo, per la grande attività di Sibeprimab, questo trattamento nelle linee guida IOM, anche perché avevamo delle pubblicazioni importanti, ovviamente studi non randomizzati, quindi l'evidenza è positiva o debole, ma comunque la forza della raccomandazione è stata positiva forte, elaborata proprio con i quesiti grade, per dare un endorsement alle linee guida del NICE che hanno stabilito essere Sibeprimab la terapia di prima linea nella fase avanzata, localmente avanzata o metastatica di questo tipo di tumore. Sempre nelle linee guida di quest'anno, oltre a Sibeprimab, abbiamo anche inserito anche un'altra novità per il carcinoma basocellulare, che è quella di aggiungere l'elettrochemioterapia come trattamento locale in quei pazienti non suscettibili di chirurgia e radioterapia con multipli focolai.